CSR rappresenta una grossa opportunità per tutti coloro che, amministratori come me, amministrano piccoli centri come Castelfranco in Escano. Sono state realizzate due misure, ricordo la 322 e la 323. La 323 ha ad oggetto una vecchia fontana e la 322 ha ad oggetto il borgo antico. Il contributo che il Comune di Castelfranco ha ricevuto ammonta a circa 50.000 euro per quanto riguarda la ristrutturazione della fontana, quindi la misura 323, e circa 2.300.000 per quanto riguarda la misura 322, ovvero sia per il borgo antico. L'esigenza è quello di ridare vitalità ad un centro abitato che aveva subito in tutti questi anni, ha subito uno spopolamento. Castelfranco era un paese di circa 5.000 abitanti, oggi vi abitano poco più di 1.000 abitanti, quindi abbiamo tutta la parte del borgo che risulta completa, che ha subito un abbandono sia materiale che anche culturale. Abbiamo dei benefici diretti che riguardano la ristrutturazione in sé stessa, mentre abbiamo dei benefici indiretti che riguardano la valorizzazione di tutto il patrimonio immobiliare del Comune. Senza questo contributo il Comune non avrebbe mai potuto realizzare questo intervento. Buon uso dei fondi comunitari devono essere visti come l'unico baluardo oggi per la tutela del territorio, la valorizzazione dello stesso e la programmazione per il futuro. Nella nuova programmazione al PSR credo che due debbano essere le priorità. La prima è quella che deve avere ad oggetto lo sviluppo della microattività agricola, quindi l'imprenditoria giovanile, e una seconda priorità, la seconda deve avere ad oggetto ovviamente lo sviluppo delle strade rurali, perché soprattutto noi, paesi del entroterra, abbiamo una grande difficoltà appunto per quanto riguarda la manutenzione delle stesse, delle strade. Ai giovani vorrei dire che l'agricoltura oggi può rappresentare per loro l'unica risorsa capace di dare prospettive lavorative certe e quindi la possibilità di gettare le basi per la costruzione di un solido futuro nel contesto del proprio territorio di appartenenza.